Imperversa la battaglia tra i vari produttori di smartphone, come Sony, HTC, Huawei, Apple, che ancora una volta ci propongono soluzioni interessanti nel mondo dello smartphone. Ovviamente Samsung non se ne sta con le mani in mano e quest'anno ha presentato l'S7 e l'S7 Edge, di cui vi andremo a parlare oggi. Oggi filmiamo in una location diversa dal solito. Siamo infatti nello studio Spazio 46, dove vi parleremo del Galaxy S7 Edge, offertoci gentilmente da Tecnodeal. Lo smartphone, che occupa la fascia di mercato più alta sia per prezzo che per prestazioni, presenta uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione Quad Wide HD, un processore Exynos 8890 con configurazione Big Little con 4 core da 2,3 GHz e 4 da 1,6 e GPU Mali 880. La dotazione hardware è completata da 4 GB di RAM DDR4 di tipo low voltage. Ma quali sono le differenze tra S6 Edge ed S7 Edge? Beh, praticamente tutte. Il processore e la GPU sono più veloci, abbiamo più RAM, lo schermo cresce in dimensioni perdendo in densità ma aumentando di spazio di lavoro, abbiamo inoltre lo slot per microSD per espandere la memoria, un vantaggio di non poco conto quando uno dei difetti principali dell'S6 e dell'S6 Edge era proprio la memoria limitata al taglio dell'acquisto. La batteria inoltre cresce di ben il 40%, portandoci finalmente a fine giornata anche in caso di connessioni 4G. Proprio riguardo alle connessioni, l'S7 Edge presenta la connessione Bluetooth 4.2 col supporto a Low Energy e l'NFC, tecnologia che permette di associare i dispositivi Bluetooth in maniera rapida ed intuitiva. Altro aggiornamento fondamentale è il fatto che il sistema operativo passa da Android 5.0 dell'S6 Edge ad Android 6.0 dell'S7 Edge, portando comunque il supporto ad Android 7.0, nome in codice NORAT, che vedrà l'uscita nelle prossime settimane. Anche la fotocamera vede un upgrade, non nel numero di pixel, che scendono da 16 megapixel a 12 megapixel, ma nella qualità generale delle immagini, vedendo una riduzione del disturbo grazie ad un'apertura focale di 1.7. Rimane invariata invece la fotocamera frontale, che comunque porta i 5 megapixel classici di ogni smartphone con sé, permettendovi di scattare selfie in qualsiasi condizione anche di poca luminosità. Anche dal punto di vista dell'interfaccia, ovvero la famigerata TouchWiz, vediamo un refresh importante volto allo snellimento di tutte le funzioni. Troveremo meno bloatware installato, ovvero meno app inutili che comunque non useremo, e troviamo più app molto utili, come ad esempio la S-Health, che fa uso del sensore biometrico che troviamo dietro allo smartphone, oppure di S-Gear, che ci permetterà di sincronizzarci con il nostro smartwatch Gear di Samsung stessa. Grazie a questo refresh non sentiremo più il bisogno di installare un launcher personalizzato per rendere lo smartphone reattivo, veloce e personalizzabile come desideriamo. Nella parte superiore dello smartphone, oltre ovviamente allo speaker per utilizzarlo come telefono, troveremo il tray per l'inserimento della microSD e della nano SIM, con il microfono che serve ad attivare la Active Noise Cancellation, ovvero la cancellazione attiva del rumore che permette di evitare di sentire fruscii durante una chiamata. Ovviamente non a noi, ma a coloro che stanno parlando con noi. Da un lato troveremo i due tasti per il volume, mentre dall'altro troveremo il tasto per l'accensione e lo spegnimento, che funge anche da tasto per il riavvio qualora venisse tenuto premuto. Nella parte inferiore troveremo il tasto Home, che integra un sensore di impronte digitali di gran lunga superiore a quello dell'S6 Edge, i due tasti per le applicazioni e per tornare indietro, mentre nella parte inferiore del telefono troveremo la cassa, il jack combo da 3,5 mm e la porta USB 2.0 di tipo B. Avremmo preferito la presenza di una porta USB di tipo C, che ormai sta diventando lo standard nel settore e che sembra essere utilizzata solo da pochissimi terminali. Ma dopo numeri, specifiche, caratteristiche tecniche, che cosa ci rimane? Beh, c'è l'utilizzo quotidiano. Ho avuto il piacere di portare con me il Galaxy S7 Edge all'evento organizzato da Acronis e Toro Rosso, svoltosi tra Milano e Monza, precisamente all'autodromo dove si è svolto il recentissimo campionato d'Italia di Formula 1. Grazie alla batteria di ben 3600 mAh, il cellulare è riuscito a sostenere un'intensiva giornata di utilizzo tra foto, video e comunque utilizzo di dati
in quantità industriale, permettendomi comunque di arrivare a fine giornata con un po' di carica, riuscendo con successo a controllare le email inviate e ricevute durante la giornata. Nonostante la qualità video sia pressoché la stessa rispetto all'S6 Edge, le registrazioni in 4K a 30 fps o 1080 con 60 fps sono di qualità elevatissima e la stabilizzazione che avviene in caso di registrazione a 1080 a 30 fps è davvero eccezionale, quasi paragonabile a quella di una videocamera digitale. Come dimenticare invece la differenza sostanziale che c'è tra l'S7 e l'S7 Edge, ovvero lo schermo, di dimensioni maggiori e con bordi arrotondati. Ciò permette di impostare funzioni personalizzate raggiungibili semplicemente tramite un tocco. In definitiva, il Samsung Galaxy S7 Edge è uno smartphone di fascia altissima che se la gioca ad armi pari con prodotti del calibro di iPhone 6S Plus e Huawei P9 Plus. Hardware potente, uno schermo dalla definizione e dalla brillantezza sensazionali e un reparto foto e video che fa impallidire una fotocamera digitale. Il Galaxy S7 Edge si merita quindi il nostro Diamond Award e si mette in lista a pieni voti per competere come miglior smartphone dell'anno. Ovviamente, non essendo ancora finito l'anno, non possiamo ancora dire che è il migliore dell'anno, ma le probabilità sono ottime. Vi ricordiamo che potete acquistare il Galaxy S7 Edge da Tecnodeal e il link lo trovate in descrizione. Mi raccomando, lasciate anche un bel mi piace perché i ragazzi che lavorano da Tecnodeal sono davvero competenti, professionali e i prezzi sono davvero economici. Con questo chiudiamo questa recensione, per oggi è tutto e alla prossima. Ciao!